Saranno almeno 100 gli abbattimenti di manufatti abusivi nel 2012. La Procura di Napoli e l'amministrazione comunale dichiarano guerra all'abusivismo in città. L'annuncio del nuovo programma di demolizioni è stato dato questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo San Giacomo alla presenza del sindaco Luigi De Magistris, dell'assessore all'urbanistica Luigi De Falco e del procuratore Aldo De Chiara, che guida il pool antiabusivismo della Procura napoletana. Oggi insieme amministrazione comunale e autorità giudiziaria per dire no all'abusivismo edilizio, sia alle demolizioni in questa città è un fatto effettivamente storico. Noi abbiamo dato un impulso fortissimo a demolire tutte le abitazioni frutto di speculazione. Questo è un messaggio anche di prevenzione fortissimo, perché oggi chi vuole fare una speculazione nella nostra città sa che non sarà consentita e sa che saranno abbattute. Mentre gli altri pensano ai condoni, noi abbiamo detto no ai condoni. Effettivamente questa è una... noi abbiamo fatto una rivoluzione. Nel passato, nell'immaginario, nella storia, nella narrazione, Napoli è stata anche la città di Francesco Rosi, le mani sulla città. Ho detto in conferenza stampa, noi usiamo le mani per la città. Cioè, cerchiamo di realizzare una città migliore che quindi tutela il paesaggio, non lo violenta come è stato fatto nel passato. Soprattutto voglio chiarire che qui non c'entra nulla lo stato di necessità, le famiglie bisognose, stiamo abbattendo immobili frutto di speculazioni e taluni di questi immobili appartengono anche a famiglie camorristiche. Si partirà con un abbattimento che ha una grande valenza simbolica. Sarà infatti demolito a partire da oggi dai suoi stessi proprietari lo scheletro dell'edificio che dal 1988 è parte integrante dello svincolo dell'uscita della tangenziale Arenella. Un mostro di cemento oggetto di innumerevoli dispute legali da quasi 25 anni nel mirino della Procura napoletana. E dello scorso dicembre l'ultima pronuncia degli uffici del Comune che hanno negato ogni possibilità di condono. Oggi i soggetti proprietari di quell'immobile hanno iniziato l'autodemolizione perché hanno capito che ormai non era più tempo di perdere tempo, hanno capito che le istituzioni fanno seriamente e quindi hanno preferito procedere all'autodemolizione. È una storia, come sapete, che risale al 1988 e purtroppo solo a distanza di 25 anni, grazie al lavoro della Procura e dell'amministrazione comunale alla quale va dato atto di un impegno notevole, oggi abbiamo l'inizio dell'autodemolizione. Ma non si tratterà di un intervento isolato. Grazie al piano delle demolizioni sarà inoltre possibile liberare un congruo numero di unità operative di polizia municipale che ora sono utilizzate per piantonare alcuni degli immobili abusivi per evitare che gli autori ne tornino in possesso e possano completare le opere. Naturalmente a questa azione di ripristino della legalità deve corrispondere anche un'azione di consentire attraverso la legalità tutte quelle trasformazioni che il piano regolatore consente, quindi noi non andiamo soltanto per un'attività repressiva ma anche di promozione di nuove attività sul territorio che danno risposte alle esigenze della casa e del lavoro.